Ciao a tutti ragazzi e benvenuti Mi in serve questo nuovo qualcosa. video. Ora. Oggi siamo tornati su Horizon Zero Dawn riprendendo la nostra storia. Ci eravamo lasciati con Rost mi ha l'imboscata che salvato. abbiamo subito nella prova, dove siamo usciti vivi per Devono miracolo, avermi anche grazie a trovato Rost che si è prima che mi sacrificato per noi, dissinguassi. dando la sua vita. Le Ma dove sono matriarche finiti credo che ci tutti? abbiano salvato e Dove ci mi hanno trovo? portato nel ventre della montagna, il cuore della Vado. madre, Vado prima dove che mi dissanguassi. sono sicuro che qui scopriremo qualcosa di Ma importante, dove sono qualcosa sul finiti nostro tutti? passato. Ma io, Dove mi come sempre, trovo? vi lascio al gameplay e ci sentiremo alla fine del video. I miei vestiti, bene. Ma dov'è il mio focus? Ok, è qui. Aspetta. Sono dentro la montagna sacra, ma solo alle matriarche è concesso entrare. Non trovo il mio arco. Oh, il focus danneggiato, quello che ho preso a quell'assassino. Dove sono? Rilevo una specie di segnale. Sembrano le rovine in cui sono caduta da piccola. Questo posto non è opera dei Nora, ma dei predecessori. Ma perché? Una specie di batteria. Chissà a cosa serve. Eccolo, col resto delle mie cose. Cosa puoi mostrarmi? Fermate gli scavi e procedete insieme al punto di missione. Evitate ogni contatto con i selvaggi Nora. Se vi vedono, uccidete tutti i testimoni. Ecco l'immagine del bersaglio. Non dovete fallire. Immagine del bersaglio. Chi dice che sono come gli altri Nora? Visto tramite il focus di Olin. Ma com'è possibile? Allora fai in fretta, sto per entrare. Attendere i denti scan. Devi smetterla di ascoltare Ted e iniziare ad ascoltare me. Da dove arriva? Di quand'è? Mia madre. Ma perché uccidermi solo perché ti somiglio? Aloy, ti sei svegliata? Mi hai portato tu qui. Presto, devi seguirmi. E dove?
fino al posto dove sei nata. Stai dicendo che sono nata qui, dentro alla montagna. Se lo vedi è più facile. Che mi hai portato qui? Sembrava che stessi per morire, e morire vicino a una madre è sacro. L'Ansra si è opposta, ma Jessa si è schierata con me. Mia madre è qui. Sto per incontrarla. È complicato. Ti prego, seguimi ora. Mia madre assomiglia a me, ma con i capelli corti. Non vedo come potrebbe. Non sei nata da una donna, Aloy. La montagna è tua madre. Io... cosa? Di che cosa stai parlando? Vieni. Che posto è questo? La sala maestra, dove la madre ha ucciso il demone di metallo e ti ha dato alla luce. Aloy, il massacro alla prova è stato solo il primo di molti disastri. Lo squadrone sulle tracce degli assassini è stato assalito e trucidato. Ma questo cosa c'entra col luogo in cui sono nata? Io spero che spieghi tutto. Qui è dove ti abbiamo trovato. Sentivamo piangere, abbiamo controllato e c'eri tu. Io ero lì dentro? Sì. Quindi sono arrivata da dietro la porta. Questo è quello che ho sempre creduto, che venissi dal grembo della montagna. Pensavo che tu fossi un dono della madre stessa, ma le altre, come l'Ansra, temevano fossi frutto di un potere oscuro. Non un dono, ma un male. Ma questa non è una dea. Aloy! È una porta, con gente dall'altra parte. Mia madre. Oh! Oh. Attendere i denti scan. La dea parla! Come la donna che ho visto. Errore. Registro alfa corrotto. Impossibile confermare identità. Accesso negato. No! No! Come se ti conoscesse. Non hai sentito. Non mi ha riconosciuto. È colpa della corruzione, l'ha detto la dea stessa. Se riuscissi a guarirla dalla corruzione, lei riuscirebbe a vederti. E come dovrai fare? Parlavi di visioni di una donna coi capelli corti. Sì, gli assassini mi cercavano perché le assomiglio. Ma il loro potere è immenso. Non esiste un altro modo? Olin era insieme agli stranieri la sera prima della prova. Gli assassini mi hanno visto tramite lui. Vive a Meridiana. Allora dovrai lasciare la Terra Sacra. Sono stata un'emarginata per tutta la vita.
Perché non un esule? C'è un altro modo. Vieni e lo metteremo in pratica. Hai detto che la tribù è sull'orlo dell'estinzione. Cosa è successo? Dopo il massacro alla prova, uno squadrone ha inseguito gli assassini. Ma in pochi sono tornati. Come hanno fatto a sconfiggerli? Gli assassini non combattono soli. Hanno preso possesso delle macchine, corrompendole e portandole alla pazzia. Gli assassini sono fuggiti? Sì. E l'unico piano che le matriarche hanno escogitato è cantare l'inno dell'espiazione e implorare la pietà della madre. Come se non volesse che ci aiutassimo. E qual è il tuo piano? Questo era il mio piano. Mostrarti dove sei nata e permetterti di seguire il destino che la madre ha voluto per te. Le alte matriarche ci aspettano. Meglio se parlo io. Mi fanno venire gli incubi. L'hai fatto? Sì. Adesso sa. Sorelle, la dea ha parlato ad Aloy. Le ha detto di curare la corruzione. Ah! Come può riuscirci? Dovrà spingersi oltre la nostra terra sacra. Una cercatrice? Se la dea ha parlato, così sia. Vorreste fare di questa cosa una cercatrice? Sorella! Per una volta, Lansra! Ascoltaci! Poh! Questo è il vostro peccato, non il mio. Mandatela a cercare e speriamo che non torni più! Aloy, grazie al volere della dea, noi ti nominiamo cercatrice della tribù Nora. Nessuna barriera ostacolerà il tuo incarico sacro. Che la madre ti protegga e sostenga. Abbi fede. Mi preparo per l'inno. Noi speriamo in te. Tirsa, cos'è una cercatrice? Sei tu. E questo è il tuo marchio. In tempo di necessità, le alte matriarche nominano un cercatore. Un audace valoroso inviato a perseguire un grande fine. Ovunque esso possa condurlo. Perfino oltre i confini della Terra Sacra? Sì. E col diritto di tornare una volta raggiunto o in caso di bisogno. Ci sono stati altri cercatori? Sì, ma sono molto rari e la maggior parte è partita senza tornare. Rost era un cercatore? No, non un cercatore. Cosa mi stai nascondendo? Non è il momento, Aloy. Magari un altro giorno. Ora devo andare. Da qui dovrai raggiungere le porte dell'abbraccio. Parla con Varl e ti indicherà la strada per Meridiana. Se qualche Nora cercasse di ostacolarti, dimostragli che sei una cercatrice. Lo farò. Grazie, Tirsa. Di tutto. Che la madre ti benedica e ti protegga. Fedeli Nora, cominceremo a breve. Eccoci qui ragazzi, come abbiamo potuto vedere abbiamo fatto una grandissima scoperta del nostro passato, perché la matriarca Tirsa ci ha detto che proveniamo dalla montagna, non da una madre come una donna o un essere umano, ma dalla montagna, dal ventre della madre. E questo mi fa pensare che sotto ci può essere qualcos'altro. Detto questo, ci hanno dato anche il grado di cercatrice, che a quanto ho capito è un grado molto importante e che non danno a tutti, quindi siamo onorati di questo grado. Io il video lo termino qui,
Spero che vi sia piaciuto come sempre. Alai! Grazie a tutti e al prossimo video. Alai! Ho sentito delle voci, ma non ero certo finché non ti ho visto. Ah, sono contento che stai bene. E indossi perfino la casacca che ho realizzato per te. Che onore. Devono aprirmi la porta. Hai una vaga idea di quanto sia pericoloso là fuori. Devo uscire comunque. Devi parlare con Resh allora, è sulla barriera. È il nuovo capoguerra. Non credo che ti aiuterà. Ora devo andare, Teb. Che la madre ti protegga. Arriva l'emarginata.